Luca Mazzari, architetto e responsabile tecnico di Casabita, un progetto in collaborazione con la CNA, la Confederazione Nazionale dell'Artigianato della Liguria, per riqualificare energicamente i nostri appartamenti, gli appartamenti condominiali. Esattamente. Di cosa si tratta? Si tratta intanto di Casabita, un'associazione senza fine di lucro che coinvolge professionisti, progettisti, imprese edili, serramentisti e impiantisti, con l'obiettivo di cambiare, diciamo, obiettivi. La crisi ha messo in ginocchio il settore dell'edilizia, pur essendo stato il settore più incentivato, il che significa che la direzione intrapresa era completamente sbagliata. Quella di immaginarsi, quando si ristruttura un appartamento, di riqualificarlo anche energeticamente e quindi aumentarne il comfort, riducendo i costi, è uno dei nuovi obiettivi che sta dando i suoi frutti. Voi mettete a disposizione delle consulenze, dei professionisti prima di avviare un lavoro di ristrutturazione energetica? Beh, innanzitutto li formiamo, nel senso che Casabita attraverso ECIPA, che è l'ente di formazione della CNA, e attraverso Green Building Italia, alla quale Casabita aderisce, che è uno degli enti certificatori legati alla riqualificazione energetica dei contesti nei quali abitiamo più importanti al mondo, ha costruito dei percorsi formativi aperti veramente a tutti, che daranno naturalmente non solo competenza, ma la possibilità di iscriversi a un albo di professionisti e progettisti che hanno questa qualifica, cioè qualifica di riqualificatori energetici dell'ambiente nel quale viviamo. Venendo dalla parte del fruitore e dell'utente, quali interventi si possono compiere nel proprio appartamento per renderla dal punto di vista energetico competitiva, a classi elevate? Beh, intanto sono tre. Tendenzialmente, quando ristrutturiamo un appartamento, dobbiamo tendere a eliminare il più possibile le tramezze interne per creare degli equilibri termici, non avere sacche di freddo o di caldo. La seconda fase è quella di avere un involucro performante, cioè tutti i muri perimetrali, serramenti inclusi, mi devono garantire che il caldo che produco non esca e che il caldo d'estate non entri. Naturalmente, se faccio questo, ottengo una sorta di termos che genera umidità da condensa, che elimino con la ventilazione meccanica controllata. È una semplicissima macchina che consuma pochissimo. La terza cosa è intervenire laddove possibile sugli impianti, se posso mettere un po' di solare termico per produrre acqua calda col sole, piuttosto che con una caldaia a condensazione. Ecco che alla fine io ottengo un risultato, riduco i consumi, aumento il comfort, cambio classe energetica all'abitazione che acquista in questo modo valore. Cioè risparmio, e c'è anche la possibilità comunque di accedere alle agevolazioni fiscali previste? Beh, assolutamente certo, e quindi sia per quanto riguarda l'agevolazione del 50% che del 65%, ma soprattutto è nel risparmio economico. Da quest'anno saranno obbligatori i contabilizzatori di risparmio di consumo di energia all'interno degli appartamenti e anche quelli provvisti di, anzi soprattutto quelli provvisti di riscaldamento centralizzato. Io posso ridurre, pagare ciò che consumo, più o meno, e soprattutto vivere in un comfort, provare l'ebbrezza di vivere d'inverno in un appartamento a 20 gradi che raggiunti in modo naturale senza riscaldamento indotto è un'esperienza che consiglio a tutti. Ringraziamo per essere stato con noi Luca Mazzari. Grazie a voi.